quindi non ci resta altro. Perché torni indietro, Geco? Devi prendere qualcosa che hai dimenticato? Ah, capisco. Allora ti aspetterò qui, fai presto. Dobbiamo tornare a Tolby. La verità è che io in realtà devo tornare non solo a Tolby, ma devo tornare anche a salvare il signore di Ivan. Ma come faccio a passare se le imbarcazioni sono ferme? Non mi ricordo. Dobbiamo, come l'altra volta, puntare a quello giallo esterno. L'elmo mistico sicuramente non era ciò che volevo portarmi di là, ma penso di dovermi arrendere all'RNG perché mi odia. Io quello che puntavo era il cappuccio ninja, ma RNG. Però ho ottenuto i guanti d'armi, che ci hanno aumentato di un po' l'attacco rispetto alla manopola. La difesa è calata solo di 2, quindi non ci abbiamo perso neanche molto. Abbiamo ottenuto anche lo scudo di terra, quindi piuttosto che perdere la mia sanità mentale, io ora me ne vado da qui. Per poter ritornare indietro, finalmente, dobbiamo passare da questa grotta qui. La grotta di Gondowan. O Gondowan, boh. Andiamo da questo lato. Oh, ma guarda, ti serve lift per passare. Allora forse è di qua che si prosegue. O dall'altro lato, boh, chi lo sa. Scopriamolo. Oh, anche qua si usa lift. Ecco fatto. E vediamo dove finiamo. Oh, finiamo all'inferno, ecco dove finiamo. Proseguiamo. Vediamo, dove stiamo andando da questo lato? Sai che non ne ho idea, però in ogni caso mettiamo anche rivelazione, che non si sa mai. Oh, ma guarda, una cesta. Che ci sarà dentro? Una medaglia, ottimo. Pensa un po', ho appena passato l'ultima ora della mia vita a cercare di ottenere qualcosa grazie proprio alle medaglie, io. Con molta gioia, tra l'altro. Sì, mi sa proprio che stiamo andando dalla parte giusta. Quindi spostiamo sto massone. Spostiamo. No, ho sbagliato. Anche questo da questo lato e lo buttiamo in acqua. Addio. Questo mi sa che è uno shortcut, vero? Sì, mi sa di sì, vero? Esatto, ottimo. Abbiamo fatto bene a scegliere l'altra strada, allora. Mia è salita di livello, bravissima. E per fortuna siamo usciti da qui. Oh, benissimo. Ci troviamo... Siamo sotto Calei. Bene, non potevamo essere in zona migliore, allora. Proprio perché da Calei noi possiamo far ritorno alla grotta di Lumpa. Aggiungo un piccolo trivia prima di continuare, ovviamente è passato del tempo come avete potuto vedere dalla maglietta. Per sbaglio ho chiuso il gioco senza salvare e ho perso tutto il pezzo precedente. Non che sia stata una grande perdita, ma ovviamente ho perso gli strumenti che ho racimolato con le medaglie di gioco. Questo cosa vuol dire? Che a livello di medaglie di gioco ce le abbiamo ancora tutte. E infatti non me ne lamento, anzi, ho deciso che quasi quasi... queste medaglie di gioco io me le tengo da parte. Non penso, a parte appunto come dicevo, che oltre al cappuccio ninja ci serva più nulla a noi. Quindi le medaglie di gioco ce le teniamo. Discorso invece al contrario per i biglietti di gioco. Tutti i biglietti che ho riracimolato li ho utilizzati tutti per vincere delle camicie. Abbiamo ottenuto la camicia di Mithril sia per noi sia per Garrett, mentre per Ivan abbiamo ottenuto la giubba da corsa e per Mia la camicia di seta. Basta parlare, briniamo quest'acqua e rientriamo a Lumpa, che è da un bel po' di episodi che non ci tornavamo. Ovviamente non ci tornavamo per il semplice fatto. Cosa c'è qui? Oh, una bomba di sonno, che bello. Non ci tornavamo, come dicevo, perché c'era inutile tornare per noi. Dobbiamo trovare l'angolazione giusta che ci permetta di risalire e fare il tutto. Briniamo questo. Tac. E risaliamoci sopra. Fatto. E ora, qua c'era il digin d'acqua, giusto? Dove sei? Dove sei? No, non è vero, era da un'altra parte, forse? Oh, però abbiamo trovato sia il cristallo, sia una caverna con 6 ceste. Allora, bomba di fumo. Un'altra medaglia di gioco, perfetto. Un elisir, wow. 44 monete, incredibile. Linfa vitale, ecco.
Allora, a parte la medaglia di gioco, la linfa vitale, chiama veramente, tutto il resto è monnezza. Monnezza che per ora non possiamo neanche andare a vendere perché i negozi sono chiusi. Dov'è che avevamo lasciato indietro un digin d'acqua o mi sbaglio? No, cavolata, cavolata, non abbiamo lasciato da nessuna parte un digin. Avevo in mente Xian, dove c'era anche lì la pozza d'acqua che dovevamo farla fare alla tipa. Mi ero completamente dimenticato. Però ora noi abbiamo la psicoenergia, copertura ovviamente. Passiamo dietro le guardie senza destare nessun sospetto. Ed eccoci alla fortezza di Lumpa. Tung tung ting. Ok, qua è chiuso. Di qua si prosegue, di qua si prosegue. Tu? Chi siete? Ok, come siete arrivati qui? Ok. È una zona dove non dobbiamo farci vedere. Mi ero scordato di questo dettaglio. Non mi ricordo se una volta che siamo coperti ci vedono anche se passiamo sulla luce. Mi sa di sì, sai? Sì, se passiamo sulla luce la copertura salta, ok. Quindi è tutto da fare un percorso. Lo so, c'hai ragione, stupido io. Sono scemo io qua. Dovevo prima attivarla, scusami, hai ragione. Attiviamola subito. Facciamo piano e passiamo senza farci notare. Dunque, altra gente. Questo non ci vede. Riattiviamola e vediamo dove finiamo. Altra porta chiusa, Non venire di qua! Non venire! Vai via! Oh, che palle. Dunque, rivediamo se passare di qua ha un senso. Aspettiamo che il tizio passa. Vai di là. Bravo. Che magari non c'è neanche nulla, magari è una fregatura. Ah no, siamo esatto dall'altra parte. Quindi stiamo probabilmente proseguendo. Ok. Ok, allora, sì, si può passare. Vediamo però prima di qua che cosa c'è. Via da qui. Ecco fatto. Vai, 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 vai. Perfetto. Non è che... no? Ho pensato che quel muro ci fosse dietro qualcosa. Ciao! Quasi tutte queste donne sono state condotte qui con la forza, me compresa. Ah, vorrei poter tornare a casa mia almeno per una volta. Povero Dompa, Dodompa è la sua croce. Dompa non potrà resistere a lungo. Sta morendo? Allora, qui non c'è nulla. Oh, chi siete? Non sarà mica quello che doveva venire a salvare Ammet? Credo proprio di sì. Che faccia tosta. Se perdessimo Ammet, Dodompa sarebbe furioso. Non possiamo lasciare andare questi ragazzini, sarebbe la nostra fine. Combattiamo! Non farete un passo in più, se non senza subire alcune conseguenze. Oh, ma wow, che brigantelli che siete. Vi faccio il culo a strisce a tutti quanti. Allora, vi tiro un bel rombo. Vediamo, giusto per vedere chi fa più danno. Grande, impattiamoci. E tu... erutta pure. Vediamo. Spaccali! Rombo di tuono! 129... mitraglia fa veramente una sega di danno. Già eruzione fa un pochino... che fine ha fatto Mia? Ah, eccola. Ata! Bravi, bravi. Prendetevela con una signora. Canaglie. Annegamento. Ecco qua. Adesso vi spacco il culo a suon di spadate. Bravissimo Ivan, una bella bastonata sui calcagni. Ma giusto curiosità, siete più forti quanto pensassi. Per ora vi lasceremo andare, via di qui. Posso vedere i vostri pensieri o non pensate a niente di utile? L'avresti detto che erano così forti, non l'avremmo mai sconfitti. Hai ragione. Dunque, se questi qua rossi vogliono combattere... ma mi dovrei rifare tutto il percorso? Quasi quasi. Se deve combattere, combattiamo. Che succede?
Hai coraggio per intrufolarti in un covo di ladri? Ma hai avuto la sfortuna di incontrare me. Fammi vedere cosa sai fare. Ti sfondo. Senza neanche che tu possa fare qualcosa di utile. Brava. Allenarsi nel deserto ha funzionato, no? Vediamo. Allora, lì c'è la chiave. Geco controlla il barile, ovviamente. Non c'è nulla qua. Non c'è nulla. Tu mi porti alla chiave? No, mi porti qui. Quando mamma non vede, papà fa sempre il simpatico con le ragazze. Per questo mamma lo tiene sempre d'occhio. Ma dai. Papà si comporta male, la mia mamma si preoccupa. Io mi comporterò bene, così la mamma sarà sempre contenta. Bravo. Ah, sapete dove si trova Dodonpa? No, in realtà. Davvero? L'importante è che si trovi nella fortezza. In realtà ho sbagliato. Il figlio di Dodonpa è molto occupato. Non posso credere che abbia un padre così. Ogni persona dovrebbe avere un'infanzia spensierata. Ah, ma quindi siete la famiglia di Dodonpa, voi? Cioè, questa le tiene in gabbia, vabbè, sai che novità. Fosse la prima famiglia che vedo chiusa dentro una caverna. Ora che abbiamo sconfitto tutti i brutti ceffini, dove ci condurrà? Beh, oddio, non mi serviva effettivamente usarlo. Ehi, combattiamo, dai, dai, dai. Ehi, un intruso. La tua corsa è finita, ragazzino. Spiacente, ma ora dovrei avertela con me. Dovresti chiamare almeno altre 4-5 persone per potermi fermare. Due colpi sono bastati. Allora. Calmi tutti. Che giro fai tu? Oh, ha cercato di fregarvi. Ok. Questa è chiusa, ovviamente. Aspetta un attimo. Fammi... Ci provo, non... Vediamo se compresa... Yes! ti ho fregato. Ehi, coglione. Che succede? Hai coraggio di intrufolarti in un covo di ladri? Ma hai avuto la sfortuna di incontrare me. Fammi vedere cosa sai fare. T'ho appena sfilato la chiave da sotto gli occhi e pensi davvero di potermi fermare? Colpo d'acqua! Ma su, siamo seri. Ecco qua. Dunque, proseguiamo un attimo... Per la strada segnata dal gioco prima. Ah, sai che esatto, immaginavo. Silenzio, sveglierete Dodonpa. Si è fatto prendere dalla disperazione dopo la lotta contro un tremendo nemico. È successo tutto a causa di Dodonpa. Siete voi quelli che Dodonpa attendeva per punire Dodonpa? Sì. Dodonpa vi aspetta da molto tempo. Dodonpa sa di aver viziato troppo Dodonpa quando era piccolo. Si sente responsabile di questa situazione. Non può morire senza provare a cambiarla. Forse se Dodonpa capirà di aver sbagliato, Lumpa tornerà ad essere un bel posto. Speriamo. Sono vecchio. Vediamo i tuoi pensieri, vecchio. Mi dispiace così tanto per ciò che sta succedendo, Dodonpa. Prima o poi qualcuno ti darà una lezione. Già. Allora, quindi, questa era la strada giusta e quello era il metodo giusto per passare, rubare la chiave, intendo. Quindi facciamo passare il tizio simpatico. Ed eccoci qua. Dunque, questo era lo shortcut di prima, vero? Esatto. Comunque, proseguiamo. Ok. Qua si prosegue? No, è chiusa a chiave. Chissà, magari dietro questo mucchietto di foglie? Il bottone? Oh, che strano, non c'è assolutamente nulla. Toh, guarda un bottone. Allora, sicuramente ci deve essere... La miseria c'è. Dicevo, ci deve essere un Digin da queste parti, secondo me. C'era nella grotta di Volt, c'era nella grotta di Vale. Vuoi che non ci sia qui? Allora, fammi indovinare. Ecco qua, vediamo. C'era per caso un'entrata segreta qui? Allora... Oh, un teschio. Mimic. Pane. Tra l'altro, tutti gli oggetti, e l'avevo già detto, li ho già utilizzati tutti quanti. Io sta chiave della cella prima o poi la butterò. Il pane aumenta i PS. Chi ha più bisogno di PS? Voi due. Ecco qua. Da questo lato invece che cosa c'è? Ah, si prosegue. Benissimo, benissimo. Ecco qua. Dobbiamo spostare... Sta cesta fino in fondo. Ecco qua, a posto. Vediamo di qua se c'era qualcosa. No, c'era un teschio. Ok, allora proseguiamo di qua.
Ecco fatto. Altro bottone nascosto, chiaramente. Meno male che noi da ninja possiamo fare burrasca. Anche perché sennò ogni volta dovrei spostare l'abilità di Ivan per insegnargli tornado e quindi non sarebbe neanche comodo. Di qua non c'è nulla. Ehi, Ahmed! È ora di pranzo? Chi è? Ahmed! Oh, Ivan, da quanto tempo? Sei tu? Cavolo, queste persone sono tuoi amici? Che bello, sono contento. Finalmente è iniziata la tua avventura, Ivan. Sono un po' in ritardo, ma dovevo venire ad aiutarti. Non avresti dovuto avventurarti fin qui, Ivan. Ehi, aspetta un attimo. Con i baffoni da cattivo anni 50. Dodompo, spiacente, Ahmed, ma devo rovinarti questo momento di commozione. Questa deve essere Ivan, il bambinetto che avrebbe dovuto salvarti. Ma guardalo, è ancora in fasce. Ehi, coglione! È incredibile che questi bambini siano arrivati fin qui. Noi saremmo anche dei bambini, ma voi siete degli squallidi farabutti. Chi può essere tanto vile da non liberare un ostaggio dopo aver preso il riscatto? Ah, è così? Avete costretto la Iana a darvi dei soldi, eh? Esatto! Ora che abbiamo trovato Ahmed, lo riporteremo a casa. Credo proprio che non ve lo permetterò. Per me Ahmed è una buona mucca da mungere. Sei un infame! Insultami quanto vuoi, non riavrete mai indietro Ahmed. Dodompa aziona la leva. Questa piccola trappola metterà fine alla vostra breve gloria. Oh wow! Preparatevi a diventare cibo per i mostri. Oh no! Oh no, un rospompa! Non sia mai, oddio, che non siamo pronti per questa battaglia. Proviamo. Esatto, con eruzione a vedere giusto quanto gli fa il fuoco. Vediamo, eh. Balzo letale. 224, non è neanche male, dai. 212. Ed infine 126. Brava mia. Puzzone di merda. Puzzone. Ti devo ammazzare a suon di calci, eh. E allora, beccati questo. Meno male che abbiamo ancora delle fiale. E non le abbiamo vendute. Abbiamo venduto le noci, ma le fiale per fortuna sono ancora utili. Balzo letame. Secondo me altri 2-3 giri e lo uccidiamo. Scusami. Perché non l'ha curato? Perché ha colpito Garrett, sono scemo. Mi sembra strano che ho sbagliato così. No, scusami, c'era scritto uno, sono sicuro. Sono sicurissimo. E se no non l'avrei mica usata una fiale. Sono sicuro, c'era scritto uno. Oh, wow, bel colpo. Fino ad ora sei il nemico che mi sta dando effettivamente un po' di battaglia. Era passato un po' di tempo da gli ultimi combattimenti interessanti. Beh, un rospompa. Balzo letale. Dai, 300 di attacco a colpo, voglio dire. Che poi io sto continuando a fare balzo letale per la possibilità di paralizzarlo. Ma mi sa che a sto punto il paralizzarlo è un'ipotesi che non si avvererà probabilmente. Ma sì, continua pure. Stavo anche pensando di usare qualcos'altro, ma chi c'ha voglia di mettersi a fare altro, dai. Oh, cap massimo, peccato. Dai che lo spacchiamo. Quanta vita ci avrà? Per resistere tutti sti colpi deve averne decentemente fino ad ora. Dunque, continua pure con i balzi letali. Questo non ci serve più. Proviamoci. E tu, dai una curata a tutti. Vediamo, 101. Ok, resiste al vento. Andata. Garrett sale di livello, bravissimo. 3200 e un cristallo. Liberatemi.
Come ha fatto Dodampo a finire intrappolato con un mostro? Ha provato ad usare su di voi un altro dei suoi sporchi trucchi. Ah, Dodompa, quando hai visto che il suo mostro stava perdendo, ha provato a venire dietro di voi. Un secondo di più e sareste stati tutti consegnati alla storia. Verme! Dodompa, sei marcio fino in fondo all'anima. Ah, vabbè. Mi dispiace, ora però liberatemi da questo coso. Liberatemi da questo coso. Non so se dei bambinetti come noi possono spostare una cosa così pesante. Che facciamo, Jacob? Lo spostiamo? Dai, spostiamolo. Vabbè, ci penso io. Vieni, Jacob. Arrivo, aspettatemi. Do una mano anch'io. E oh, issa. Ma di solito i mostri svaniscono, perché questo è ancora qui? Ecco, sei libero, canaglia. Schifoso. Verme. Bene, ora dovresti riuscire ad alzarti. Non posso. Hai per caso una gamba rotta? Non è rotta, fra un po' potrò muovermi, credo. Grazie al cielo. Come sarebbe a dire grazie al cielo? Garrett è sempre la testa un po' calda nel gruppo. Dice sempre subito quello che pensa senza pensare alle conseguenze. Non è lo stesso che ha provato ad ucciderci. Non possiamo perdonarlo, dimenticare tutto. La fai facile tu. Dodompa ti ha rapito, non ricordi? Questo è vero. Datemi una mano, ragazzi. Ma ora Ahmet è salvo, no? Sì, ma credi davvero che Dodompa diventerà un'altra persona se Ahmet lo perdonerà? Ho i miei dubbi. Tu che dici, Dodompa? Diventerò un altro, lo prometto. Ha già detto che non ci farà più nulla. Io non gli credo. È chiaro che dica così. Vuole che lo perdoniamo. Cosa pensi che dovremmo fare, Garrett? Dovremmo giustiziarlo. Dovremmo imprigionarlo qui, proprio come lui ha fatto con Ahmet. No, come potete farmi questo? E tu come hai potuto comportarti in modo così crudele con Ahmet? Cosa dobbiamo fare, Jacob? Sarà meglio rinchiudere Dodompa? Va bene, non imprigioniamolo. Lasciamolo così per un po'. Papà! Dodompa, povero disgraziato. La musica del Colosseum. Ti ho sempre detto che facendo male agli altri prima o poi te l'avrebbero fatta pagare. Ora paghi tutte le cattiverie che hai fatto. Mi sento in colpa per averti viziato da piccolo. Guarda cosa sei diventato. Quello che è successo è tutta colpa tua. Sì, ed è per questo che farà più dispiacere a te che a me. Non parli sul serio, vero papà? Puoi startene certo. Ora rimarrai qui per un po' di tempo a pensare a tutto il male che hai fatto. E che palle! Dodompa vi ha causato parecchie sofferenze, vero? No, affatto. Vi chiedo scusa per quello che è successo. Grazie, Dodompa, ma non c'è bisogno che ti scusi. Allora, mi perdonate? Certo, certo. Certo, 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 sì, come no, voglio, cacchio. Mi dispiace per quello che è accaduto, ma avrei una richiesta da farvi. Una richiesta? Sentiamo, dici. Non so come abbiate fatto a intrufolarvi qui, ma dovrete andarvene di nascosto. Ma Dodompa, non è per detto che rinchiuderei Dodompa? Se Dodompa non può farci del male, perché dovremmo fuggire di nascosto? Alcuni degli uomini di Dodompa continueranno a rimanergli fedele. Mi vergogno a dirlo, ma non ascolteranno i miei ordini. Questi ladri fedeli a Dodompa attaccheranno Ahmet se lo vedranno nella fortezza. E potrebbero anche controllare la cella, vero? E quindi proverebbero a liberare Dodompa, giusto? E così potrebbero attaccare Kalei per vendicarsi. Capisco, beh, hai ragione. Sarebbe terribile se Kalei venisse attaccata. Per questo dobbiamo fuggire al più presto. Cioè, immediatamente.
Sapevo che vi eravate intrufolati qui, così ho diffuso certe voci. Voci? Ho detto in giro che dei briganti volevano prendersi Ammet, ma avevano fallito ed erano fuggiti. Perché hai fatto questo? Così almeno nessuno verrà a controllare la cella. Inoltre, molti uomini di Dodonpa lasceranno la fortezza per cercare questi briganti. Dodonpa, sei davvero un genio! Volevo soltanto fare del mio meglio per aiutarvi. Ora che gli uomini di Dodonpa se ne sono andati, è il momento migliore per fuggire, no? Andiamo, forza! Arrivo! La prossima volta che vedrete Dodonpa sarà un'altra persona. Ho capito la lezione! Non farò più del male a nessuno, lasciatemi andare! Ci vediamo, Dodonpa. Forza, andiamo! No, tu resti qua, bello. Posso già uscire o mi fa uscire? Esatto. In automatico, benissimo. E ora è il momento di andare a Calais. Riportiamo Ammet a casa.